Trump omaggia San Tommaso Becket e scrive la storia, di Marco Respinti. Il 29 dicembre è caduto l'850esimo anniversario del martirio del primate cattolico d'Inghilterra, San Tommaso Becket, ucciso per essersi opposto al tentativo di re Enrico II Plantageneto di piegare la Chiesa allo Stato. Un evento importantissimo, ma che da Quito ha ben poco a che fare con un paese protestante come gli Stati Uniti d'America e soprattutto con la Casa Bianca. Apparentemente, di quell'anniversario, infatti, il presidente protestante Donald Trump ha fatto un proclama al paese e al mondo. Perché Sam Becket, ha scritto Trump ufficialmente il 28 dalla Casa Bianca, ha anticipato la madre di tutte le libertà politiche, ovvero la Magna Carta Libertatum del 1215, tanto quanto la libertà religiosa come primo diritto politico dei cittadini statunitensi, sancito dal primo emendamento alla Costituzione federale del 1789. Già questo incipit, in cui brillano per assenza i richiami e illuminismi e dichiarazioni universali, è spumeggiante. Il presidente del paese più importante e influente del mondo, in sostanza, dice che tutto il costituzionalismo angloamericano, faro di democrazia autentica, perché alternativa al modello illuministico giacobino, trova razio in quella libertà religiosa la cui fonte è il martirio di un santo cattolico. E se spumeggiante l'abbrivio, il prosieguo è stupefacente. Trump narra infatti la vita di Sam Becket come critica all'arroganza con cui il potere cerca di azzannare la no-flag zone garantita all'uomo e alla società dalla Chiesa. Con parole non troppo sorprendenti, se venissero da un pontefice, ma clamorose dalla bocca di un capo di Stato, persino protestante, Trump si identifica nel pensiero di Tommaso. Dio è il governante supremo, superiore ai re, si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Fu così, rievoca Trump, che i cavalieri del re risposero, cavalcando fino alla cattedrale di Canterbury per consegnare a Tommaso Becket l'ultimatum, cedi alle richieste del sovrano oppure morirai. E solenne, quasi scandendo le parole con la penna, continua il presidente degli Stati Uniti, la replica di Tommaso riecheggia in tutto il mondo e lungo tutte le epoche. Le sue ultime parole su questa terra furono: per il nome di Gesù e a protezione della Chiesa sono pronto ad abbracciare la morte. Avvolto nei paramenti sacri, Tommaso venne abbattuto là, dove ancora si trovava, dentro le mura della sua stessa chiesa. Thomas Stern Eliot ha cristallizzato queste scene nel meraviglioso assassinio nella cattedrale. Secondo Trump, il martirio di Tommaso Becket ha mutato il corso della storia. È da lì che nascono il governo temperato e i ceppi allo Stato che le Costituzioni sono scritte per attuare. Di più, il superamento delle guerre di religione e dei nazionalismi religiosi con cui gli Stati-nazione hanno inaugurato la modernità politica e fatto guerra al Sacro Romano Impero è già tutto inscritto nel martirio di un arcivescovo medioevale. Come se il conflitto centrale nella modernità fosse già risolto all'origine, come se non nella fuga secolaristica in avanti, bensì nella vera fede di sempre fosse la chiave anche dell'oggi. Il presidente Trump si assume evidentemente la responsabilità culturale e politica di affermare che lo strumento sia la libertà religiosa garantita nel nuovo mondo attraverso la Costituzione statunitense, ma l'affermazione del presidente del paese più importante e influente del mondo, secondo cui la soluzione del conflitto Stato-Chiesa e il ritorno alla sovranità medievale di Dio è una notizia che in un mondo minimamente normale avrebbe bucato i teleschermi. Del resto Trump si accoda a quella ricca schiera di ermeneuti conservatori delle istituzioni statunitensi che non hanno mai inteso la libertà religiosa come il diritto relativistico all'errore, bensì come il diritto cristiano alla verità per tutti. La morte di Sam Becket, sentenzia ancora Trump, ricorda a tutti i cittadini americani che la loro libertà religiosa non sia né un mero lusso né un accidente storico, bensì un elemento essenziale della nostra libertà stessa, il nostro tesoro inestimabile e il nostro retaggio, una libertà acquistata a prezzo del sangue di martiri.
Gli americani, spiega la Casa Bianca, hanno cioè la propria ragion d'essere nella massima, ribellarsi ai tiranni e obbedire a Dio. E questo è lo stesso principio evocato il 6 giugno 2017 in piazza Krasinski a Varsavia, allorché Trump ricordò che la gente negli Stati Uniti e la gente nel mondo ancora grida: «Noi vogliamo Dio». È questa, glossa il presidente, la spiegazione del perché gli Stati Uniti si oppongano ai meccanismi sovranazionali che attaccano la sovranità di quei paesi che vogliono proteggere la vita innocente in base a quel medesimo credo che, nutrito dagli Stati Uniti e da altri secondo cui ogni bambino, nato o non ancora nato, è dono sacro di Dio, e pongano la libertà religiosa come pilastro centrale della diplomazia. Dopo aver ricordato nella preghiera le testimonianze del cardinal Joseph Tseng di Hong Kong e il pastore Huang Ki di Chengdu, Trump sottolinea infine che il dispotismo e l'omicidio che sconvolsero la coscienza del Medioevo non dovranno essere mai più consentiti, giacché una società senza religione non può prosperare e un paese senza fede non può durare. Infatti, giustizia, bontà e pace non possono prevalere senza la grazia di Dio. Per tutto questo, Trump ha ordinato che la memoria di San Tommaso Becket fosse il 29 osservata pubblicamente nei modi appropriati. Ma che senso ha questo? Con le mille cose di cui il presidente uscente si deve occupare, con tutti i problemi cui deve badare, con una transizione ancora in alto mare e con le elezioni al Senato ancora aperte? Mentre il mondo nemmeno se ne accorgeva, mentre le TV ne ritrasmettevano ancora gaffe e smorfie, mentre di lui ci si ostina a voler conoscere sempre solo il volto carnevalesco, Trump ha scritto la storia. Ci vorranno libri interi per spiegare adeguatamente il senso di tutto questo, tanto è ricca l'iniziativa di tornare a collegare l'altra faccia non ideocratica del moderno, niente meno che alla fede cattolica del Medioevo. Per oggi ci resta un Trump stupor mundi, che fa quello che nessun altro ha il coraggio di fare, men che meno chi gli succederà, il cattolico Joe Biden. Nota di Basta Bugie. Hermes Dovico, nell'articolo seguente dal titolo San Tommaso Becket, mi racconta la vita fino al momento culminante del martirio per difendere la libertà della Chiesa, senza cedere a compromessi con il potere. Ecco l'articolo completo pubblicato sulla Nuova Bussola Quotidiana il 29 dicembre 2020. Per buona parte della sua vita era stato un uomo di mondo, ma quando Dio lo chiamò ad essere pastore di anime, San Tommaso Becket si batté fino al martirio per difendere la libertà della Chiesa, senza cedere a compromessi con il potere. Nacque a Londra da genitori originari della Normandia. Si formò studiando le discipline del trivio e del quadrivio. L'arcivescovo di Canterbury, Teobaldo di Peck, gli affidò importanti missioni a Roma. Gli fece studiare diritto canonico a Bologna e Auxerre e alcuni anni dopo, nel 1154, lo nominò arcidiacono di Canterbury. Vista l'efficienza del suo collaboratore, Teobaldo lo consigliò ad Enrico II per il posto vacante di Lord Cancelliere, incarico che Tommaso ottenne nel gennaio 1155. Da cancelliere assecondò l'opera di riforma del sovrano, che era volta a ristabilire l'autorità monarchica, limitando l'indipendenza dei proprietari terrieri. Da braccio destro del re, Tommaso si attirò anche le critiche di religiosi e fu accusato di trascurare i suoi doveri di arcidiacono. Alla morte di Teobaldo, per Enrico II fu naturale proporre Tommaso come nuovo arcivescovo di Canterbury, nella convinzione di continuare ad avere un sostegno alla propria politica. Ma il futuro santo stava già cambiando e avvertì il sovrano: «Se Dio mi permettesse di essere arcivescovo di Canterbury, perderei la benevolenza di vostra maestà e l'affetto di cui mi onorate si trasformerebbe in odio, già che diverse vostre azioni volte a pregiudicare i diritti della Chiesa mi fanno temere che un giorno potreste chiedermi qualcosa che non potrei accettare». Alla fine, solo l'intervento del nunzio apostolico convinse Tommaso a divenire arcivescovo. Fu consacrato il 3 giugno 1162. Il cambiamento fu totale.
La frugalità nei pasti, la preghiera, la lettura della Bibbia, la carità a poveri e ammalati accompagnarono le sue giornate. Presto emerse lo scontro che aveva predetto. Enrico II cercò di influenzare altri vescovi inglesi e propose l'approvazione di alcuni diritti reali che avrebbero limitato la libertà della Chiesa, i cui membri furono invitati a giurare di obbedire ai costumi del reame. Dopo un tiro e molla che si protrasse per mesi, si arrivò alle Costituzioni di Clarendon, con le quali il re estendeva la sua giurisdizione all'ambito ecclesiastico e pretendeva di dover dare la sua approvazione alle nomine più importanti nella Chiesa. Tommaso, riflettendo sulle conseguenze di quelle norme, fu di fatto il solo a opporre una ferma resistenza. Venne quindi processato per oltraggio al re. Riuscì a fuggire in Francia, dove visse in esilio per 6 anni. Mentre Enrico emanava editi contro di lui, Becket ottenne il sostegno di Papa Alessandro III. I delegati papali riuscirono a trovare un accordo con il re per il ritorno di Tommaso dall'esilio, ma quest'ultimo già immaginava quale sarebbe stata la sua sorte. «Sono tornato per morire in mezzo a voi», disse ai fedeli. Il contrasto con la corte si riacuì nel giro di poche settimane. Sebbene permanga il dubbio sulle parole esatte pronunciate da Enrico II, 4 cavalieri le interpretarono come un invito all'eliminazione fisica dell'arcivescovo. Perciò lo raggiunsero nella cattedrale e lo uccisero di spada all'ora dei vespri del 29 dicembre 1170. «Per il nome di Gesù e la protezione della Chiesa sono pronto ad abbracciare la morte», furono le ultime parole di Tommaso. La sua tomba divenne in breve uno dei maggiori luoghi di pellegrinaggio dell'Inghilterra, eppure Enrico II vi si recò, umiliandosi con una pubblica penitenza. I 4 cavalieri furono presto scomunicati da Alessandro III, ma mostrarono segni di pentimento e si recarono dal Papa, che ordinò loro di servire per 14 anni in Terra Santa.